Grazie, eccomi tornata in un nuovo video. Oggi ho pensato di proporvi il video dedicato ai regali di Natale. Cosa regalare a Natale? Ormai manca veramente meno di un mese e io non vedo l'ora che arrivi il Natale. E quindi ho pensato, quale video migliore di questo, insomma, dove voglio darvi qualche consiglio sui regali che potete fare alle vostre amiche, alle vostre mamme, alle vostre sorelle, alle vostre zie, perché principalmente sono regali che ho selezionato per le ragazze. Però forse tra queste cosine c'è anche qualcosa che potrebbe essere utile e interessante anche per un ragazzo. Non mi perdo in chiacchiere perché ho selezionato davvero un bel po' di cosine e quindi direi di partire subito. Come prima idea regalo ho pensato a questo cofanetto di L'Oreal. All'interno c'è una matita trasparente contorno labbra e un rossetto. Ci sono diverse tonalità, in totale sono 5 rossetti differenti. Questo ad esempio è un nude shimmer e secondo me questa è una bellissima idea regalo per le ragazze che amano i rossetti, perché c'è proprio questa combo rossetto e matita contorno labbra. Quindi questa è la matita bianca per non sbavare e poi c'è il rossettino che invece è fatto in questo modo. Adesso il mio è personalizzato, c'è scritto il mio nome Giada e Kiss Me, questo l'ho personalizzato all'evento di L'Oreal. Il pack tra l'altro è veramente molto bello, tutto dorato, lo trovo veramente perfetto per il Natale. Il dorato, l'argentato, il rose gold, il glitter li trovo veramente perfetti come colori per il Natale, mi ricordano un sacco il Natale. Anche la scatolina la trovo davvero molto bella, tutta rose gold luminosa, guardate che spettacolo. Tra l'altro poi quando si comprano questi cofanetti non bisogna neanche fare il pacchettino, basta soltanto mettere un piccolo fiocchettino, magari qualche cioccolatino e il regalino di Natale è fatto. Sempre restando in tema beauty, tema make up, vi propongo un altro cofanetto di L'Oreal, questo che sicuramente è un regalo più importante perché ci sono più prodotti all'interno, quindi più consistente e anche più costoso. Però vi mostro veramente tanti regali di diverse fasce di prezzo, sia prezzi low cost, molto low cost, ma anche qualcosa di più impegnativo, diciamo. Anche questo cofanetto lo trovo bellissimo, anche qua la confezione è tutta rose gold. All'interno abbiamo la pochette nera, questa qua che è veramente molto bella, poi un mascara e la palette di rossetti. Ah no, guardate, ok, qua dietro ci sono le cose, facciamo prima. Abbiamo appunto la pochette, il mascara mega volume al collagene, volume intenso, lunga tenuta, ciglia rimpolpate senza grumi. Questo non l'ho mai provato, sono veramente molto curiosa. E poi c'è la palette labbra red con 6 tonalità di colore sul tono del rosso, perfetto per il Natale. Anche questa la trovo veramente un'idea molto bella. E come ultimo cofanetto, sempre di L'Oreal, vi mostro questo che è il cofanetto più grande che hanno fatto, che potete trovare in commercio. Questo, se non sbaglio, siamo circa sui 49 euro, 50 euro, potete trovarli anche su Amazon. Questo è sicuramente un cofanetto ricco di prodotti perché abbiamo la... facciamo così, riuscite a vedere meglio. Abbiamo anche qui la pochette, abbiamo uno smalto colore ad olio, abbiamo la palette occhi sui toni del nude, quindi perfetta davvero per tutte le persone. Abbiamo il nuovissimo mascara Paradise Ecstatic, che ragazzi è fantastico, dovete provarlo. La matita Kajal, sempre Paradise Ecstatic, anche questa è veramente ottima, mi piace molto. E poi anche qua abbiamo la palette labbra red, sempre con le stesse 6 tonalità sul tono del rosso per le labbra. Guardate che bella la confezione esterna, cioè fantastico. Tante volte quando non si sa cosa regalare e si vuole fare magari un regalo un pochettino più costoso, questi cofanetti sono la soluzione migliore. Tutti i brand fanno i cofanetti per il Natale, da Sephora anche a Sephora ho visto un sacco di cose, poi infatti ve ne voglio menzionare qualche d'una, anche se personalmente non le ho qua fisicamente perché non le ho ancora acquistate, però qualcosina voglio prendere. E non so, adoro i cofanetti per il Natale, adoro. Sempre per quanto riguarda la categoria make up, un altro cofanetto che ho selezionato, che secondo me è molto carino, è questo di Puro Bio, che hanno realizzato in edizione limitata proprio per questo Natale, la palette Desert Dream, il cofanetto Desert Dream. Questo è il cofanetto in questione, ve l'ho mostrato anche nel penultimo video, se ancora non l'avete visto ve lo lascio qui nelle schede. È una palette molto molto bella, ecco qua, guardate, ci sono all'interno un mini mascara, una matita Kajal nera, il pennellino e poi abbiamo 4 ombretti, un classico color color banana, color crema da utilizzare per illuminare sotto l'arcata sopraccigliare oppure fare diversi punti luce. Poi abbiamo il numero 2, che è questo ombretto rose gold shimmer, bellissimo, questo l'ho provato anche come illuminante ed è fantastico. Abbiamo un viola intenso e un marrone molto caldo.
cofanetto secondo me è perfetto da regalare anche a tutte quelle persone che utilizzano soltanto prodotti bio. E guardate, cioè, che bel cofanetto, cioè, secondo me è uno di quei regali che una donna apprezza sempre, dei cofanetti con all'interno qualche prodotto di make up. Un'altra idea regalo che voglio proporvi, ma che fisicamente non ho qua, sono appunto, come vi dicevo prima, le novità che ha lanciato Sephora. Tra l'altro proprio questa mattina mi è arrivato lo sconto del 20% più apposta se avete la tessera di Sephora. Dal 1 dicembre al 20 dicembre c'è il 20% su tutti i prodotti per i regali di Natale, e sicuramente andrò a prendere qualcosina perché ho visto un sacco di cose che hanno fatto per il Natale molto belle. Ad esempio voglio farvi conoscere, voglio menzionare la Winter Magic Palette Occhi, che secondo me è bellissima, magari metto qualche immagine qua da qualche parte. È una palette con colori nude, abbiamo 2, 4, 6, 8 colori fantastici. Questa costa 9,90€ ed è in edizione limitata proprio per questo Natale. Secondo me poi il tema che hanno scelto quest'anno, rosa, rose gold, con questi animaletti, è veramente molto carina anche la confezione stessa, l'estetica del regalino che si va a fare. Oppure un altro prodotto molto carino da regalare per chi è amante delle maschere, sono la maschera sia per i piedi che per le mani, costano 3,90€ l'una, calzini trattamento mandorla, anche qua il pack ce lo trovo davvero molto bello, super natalizio tra l'altro. Oppure un'altra idea regalo secondo me molto carina è questo mascara, sempre di Sephora, sempre in edizione limitata per questo Natale, costa 6,90€. Il mascara tutte lo mettiamo, cioè si sa che il mascara è quel prodotto che tutte le donne utilizzano e che prima o poi comunque dobbiamo cambiare, perché lo utilizziamo tutti i giorni, perché comunque dopo un po' se secca bisogna cambiarlo. Il mascara è utile veramente a tutte quante, quindi anche questo secondo me è un'ottima idea regalo. Sicuramente sfrutterò il 20% da Sephora. Un'altra idea secondo me molto carina sono gli igienizzanti mani. Questi sono di Mercy Andy, ci sono diverse profumazioni e anche questi li potete trovare da Sephora. Tra l'altro hanno realizzato anche dei mini kit, dei mini cofanetti per il Natale in edizione limitata, che costano, se non sbaglio, sarà di aver visto sui 9,90€, ci sono 4 o 5 igienizzanti mani. Questi sono buonissimi, io ce ne ho sempre uno in borsetta perché lo utilizzo quotidianamente per disinfettare le mie mani. Mentre se volete rendere il regalo più completo, potete andare ad aggiungere anche questa crema mani idratante, sempre di Mercy Andy. Anche di questa fanno diverse profumazioni, qua con meno di 10€ riuscite a fare un bellissimo regalo per Natale. Un altro regalo che voglio proporvi è regalare una tazza. Chi di noi non beve una tazza di cioccolata calda, una tazza di tè caldo, specialmente magari la notte di Natale, la sera di Natale, sul divano guardando tipo mamma ho perso l'aereo? Credo gran parte di noi. E quindi secondo me regalare una tazza è sicuramente un bel regalo, molto apprezzato, ce lo apprezzerei tantissimo, adoro le tazze. E questa in particolar modo è di Anthropologie, adoro le cose di Anthropologie, e questa tazza famosissima mi piace un sacco perché è personalizzata. Secondo me regalare una tazza con la propria iniziale è sicuramente un regalo molto molto bello da fare. E poi una cosa bella di questa tazza è che è grandissima, ci sta dentro veramente un sacco di tè, un sacco di cioccolata calda, è super super capiente. E se non ricordo male la fanno anche con l'iniziale dorata, però magari vi metto qua sotto nell'info box il link di tutte le cose che vi sto mostrando, così se volete andare a vedere i prezzi esatti, se volete magari già fare qualche acquisto, potete farlo. E niente, ci tenevo a mostrarvi questa tazza perché secondo me è un regalo veramente perfetto, azzeccato. Regalare qualcosa di personalizzato, come ad esempio in questo caso con l'iniziale, lo trovo veramente un regalo molto bello, molto carino. Sempre restando in tema tazze, voglio proporvi anche questa alternativa. Comunque anche la tazza di Anthropologie non è costosissima, siete sotto i 10€ se non ricordo male, però voglio proporvi anche questa tazza di Primark che ho distrutto, però si presenta così, quindi è già confezionata con il suo fiocchettino e anche il tag glitterato, cioè veramente già completa, il pacchettino fatto. Comunque io l'ho rotta tutta, questa costa 6€, ho rotto la confezione e questa è la tazza. Ci sono di diverse fantasie, io ho preso questa perché l'ho trovata bellissima e tra l'altro adesso che la sto guardando bene assomiglia tantissimo sia come forma che come grandezza a questa di Anthropologie. Ma la cosa bella che mi è piaciuta di questa tazza, oltre al fatto che è già confezionata come pacchettino regalo, diciamo, è che all'interno della tazza c'è anche la miscela per cioccolata calda. All'interno ci sono 20 grammi di miscela per realizzare la cioccolata calda e mi sa che c'è soltanto cioccolata calda e non altre
altre bevande. La trovo un'idea veramente carina. Volendo, secondo me, potete fare anche una cosa più personalizzata, quindi regalare una tazza e all'interno preparare voi da voi la miscela per la cioccolata calda o per mettere una bustina di tè particolare. Secondo me è un'idea molto carina anche questa. Comunque la tazza che ho scelto è questa tutta bianca con i pois e disegnato sopra Bambi, la trovo bellissima, questa costa appunto 6 euro, avete il vostro cofanetto fatto che io sono andata a distruggere, ma l'ho presa per me perché mi è piaciuta tantissimo. C'erano comunque di altre fantasie, di altri colori, però questa è stata decisamente la mia preferita e qua con 6 euro secondo me fate veramente un bellissimo regalo. Un altro regalo secondo me molto carino da regalare magari per le persone che mangiano fuori casa ma per questioni lavorative non possono rientrare a casa per pranzo, è regalare una borraccia termica, quindi è che poi dove possono mettere magari la mattina prima di uscire per andare al lavoro il caffè caldo, comunque una bevanda calda, un tè caldo da bere durante la giornata, è questa. Questa è una borraccia termica che ho preso da Primark, questa se non sbaglio costa 4 euro, 4,50 euro, quindi prezzo super low cost ma regalo fantastico secondo me. Poi questa è fatta veramente benissimo, mi piace un sacco l'effetto marmo abbinato a questo color verde Tiffany. Secondo me, se io dovessi ricevere questa borraccia come regalo di Natale, cioè wow, impazzirei, sarei veramente troppo contenta, perché secondo me è fatta veramente benissimo. Se vi capita andate da Primark, perché ci sono veramente un sacco di cosine carine secondo me che si possono regalare con prezzi comunque molto low cost, perché comunque quando arriva il Natale si sa che si spendono sempre un sacco di soldi e tante volte in realtà i regali più belli, quelli più apprezzati, sono quelli fatti con il cuore e comunque non sono quasi mai quelli super costosi, ma sono quelli più piccolini, più magari ricercati, più personalizzati, che non magari un regalo super costoso, però acquistato così tanto per essere regalato. Un'altra idea regalo, secondo me, super apprezzata, è regalare una candela. Chi di noi non accende le candele in casa in questo periodo dell'anno? Credo la gran parte di noi. E quindi regalare una candela, secondo me, è una bella idea. Questa in particolar modo è di Jewel Candle e se non lo sapete le candele di Jewel Candle all'interno hanno dei gioielli, un gioiello in argento fino a un massimo del valore tra l'altro di 250 euro, quindi oltre a regalare una candela che tra l'altro fanno un profumo buonissimo, cioè queste di Jewel Candle sono veramente buonissime, ma in realtà andate a regalare anche un gioiellino contenuto all'interno e questa secondo me è veramente una bellissima idea di regalo. Questa è la versione grande, ma volendo, se non volete spendere più di 25 euro, perché questa mi sa che è su quella cifra, potete prendere anche la versione piccolina. Se invece volete regalare comunque delle candele, qualcosa di profumato ma non volete spendere troppo, o magari avete già fatto un altro regalino e volete aggiungere una candelina per completare il tutto, vi consiglio le tarte di Yankee Candle, cioè sono buonissime. Tutte le candele di Yankee Candle sono veramente tanto tanto buone, cioè una più buona dell'altra, però costano anche quelle parecchio. Secondo me una buonissima alternativa sono le tarte, che forse profumano ancora di più delle candele stesse. Io ad esempio ho selezionato la Vanilla Cupcake, che è sicuramente la mia profumazione preferita. Anche questa è buonissima, questa è la Christmas Cookie, proprio perfetta per il Natale. Questa sa tantissimo di biscotti appena sfornati. E niente, quindi se volete regalare qualcosa di profumato o aggiungere un pensierino a un altro regalo che avete già fatto, questo secondo me è il regalo perfetto. Le tarte vengono sui 2 euro, 2,25 euro l'una. Durano parecchio tempo perché comunque io le brucio più e più volte e lasciano andare in casa un profumo veramente che è la fine del mondo. Un'altra idea regalo che voglio proporvi sono delle foto, che è un regalo sicuramente innanzitutto molto personale, che sicuramente farà un sacco di piacere e poi anche diverso dal solito, perché poche volte le persone regalano delle fotografie o qualcosa inerente a questo. E sul sito di Lalalab, sull'app Lalalab, potete stampare direttamente dal vostro telefono le vostre foto personali. Io ad esempio anche nel penultimo video vi ho fatto vedere queste che ho fatto stampare in formato XL, sono infatti super grandi. Questa ad esempio è di Gioia, poi avevo fatto stampare anche questa di me con il palloncino numero 26 che ho scattato giorno del mio compleanno, oppure ci sono tantissime altre idee come i fotolibri, le decorazioni da parete, quindi c'è la possibilità di scegliere la cornice e far stampare una fotografia, oppure la possibilità di fare stampare tante piccole fotografie e quindi realizzare un poster con la cornice, oppure come ho fatto io sono andata a stampare le mie fotografie però in effetto Polaroid, questa di me estè a eravamo alle Cinque Terre, questa sempre di me estè, qua eravamo a Parigi qualche anno fa,
oppure questa mia che ho scattato sul ponte di Brooklyn a New York. E la cosa bella è che potete scegliere il formato che vi piace, come vi ho fatto vedere prima, il formato XL, quindi molto grande, la classica fotografia, l'effetto Polaroid, oppure creare un poster, una tela o anche i calendari, perché mi sa che fanno anche quelli. Tra l'altro ho anche un codice sconto per voi del 30% se volete regalare qualche foto personalizzata o autoregalarvi qualche fotografia. Vi lascio appunto il mio codice sconto del 30%, è lalagiadafra91, ve lo lascio scritto magari anche qua sotto nell'info box. E l'ultima idea regalo che voglio proporvi è un'agenda, un planner. Questa ad esempio è di Mr. Wonderful, è l'agenda nuova per il 2018 ed è un'agenda settimanale. C'era anche quella giornaliera, però quest'anno ho preferito prendere questa settimanale. Le agende di Mr. Wonderful sono fatte davvero benissimo. E poi alla fine dell'agenda ci sono sempre anche dei post-it, degli stickers. Cioè sono veramente bellissime, guardate quanti stickers che ci sono. Non so se riuscite a vedere qualcosa. Questa appunto che vi sto mostrando è di Mr. Wonderful, però ce ne sono veramente tantissime su internet, ne potete trovare veramente di carinissime. E anche su Asos ho visto qualcosa dedicato alla cartoleria di molto molto bello. Vi cito questa di Mr. Wonderful, che tra l'altro ho preso da poco e non vedo l'ora l'anno nuovo di iniziare ad utilizzarla, perché veramente mi ci trovo benissimo, secondo me è fatta super super bene. La copertina è poi questa, la adoro, vai e brilla, tutta azzurra con i pois. Questa, se non ricordo male, costa sui 20 euro, 19 qualcosa. E anche questa veramente la trovo una bellissima idea come regalo di Natale. E nulla, bene o male, vi ho mostrato tutte le idee regalo che ho pensato, insomma, per voi. Magari se vi può far piacere potrei registrare anche un video più generico, quindi magari regali da fare anche ai maschietti, agli uomini, perché sinceramente sono quasi tutte cose da donna quelle che vi ho mostrato, a parte magari la fotografia o la tazza, però per il resto sono cose che vedo più per le donne. Qua con me c'è la piccola Gioia che stava dormendo, adesso si è svegliata. Tra l'altro oggi fa 3 mesi, è nata il 30 di agosto e oggi 30 novembre, fa 3 mesi. Tanti auguri Gioietta, è bellissima e poi è tenerissima, anche se a volte è un po' pazza, vero? Sei un po' pazza? Aiuto! E nulla, se questo video vi è piaciuto vi invito a mettere un bel pollice in su e ad iscrivervi al mio canale per non perdervi tutti i prossimi video. Vi mando un grandissimo bacione, fatemi sapere magari qua sotto nei commenti se avete qualche consiglio sui regali di Natale anche voi da dare a me, che comunque qualche consiglio in più non fa mai male, sia per me ma magari anche per le altre ragazze che leggo nei commenti qua sotto. Insomma, dateci altri consigli anche voi. Di nuovo vi mando un grandissimo bacione e noi ci vediamo prestissimo, ciao!